Noi viviamo su un pianeta straordinario, un mondo di cose viventi, ciascuna delle quali, per qualche verso, legata al guscio di gas che protegge la Terra. Noi pensiamo alla vita come un prodotto della nostra atmosfera, ma è altrettanto vero l'inverso, perché le cose viventi non si sono limitate ad adattarsi al nostro tipo di aria, ma l'hanno profondamente modificato. Ogni foglia è una fabbrica di ossigeno e nel lungo arco dei secoli le piante hanno prodotto l'atmosfera ricca di ossigeno dalla quale oggi dipendiamo. Ma se si guarda all'esterno, in altre parti del Sistema Solare, si trovano immensi pianeti con atmosfere composte quasi interamente di idrogeno e di elio. Raffrontati a questi giganti del Sistema Solare, i pianeti formato Terra hanno una composizione notevolmente differente. L'atmosfera di Marte ha il 95% di anidride carbonica, circa il 2,5% di azoto, un po' di vapore acqueo e altri gas. Su Venere è più o meno lo stesso, con il 96% di anidride carbonica e circa il 4% di azoto. Ma è la Terra il pianeta della vita. La sua atmosfera è ricca di ossigeno, il 21%, il 78% è azoto e l'1% è formata da altri gas, compresi l'anidride carbonica e il vapore acqueo. Cosa ha reso il pianeta Terra così differente? È diverso adesso da com'era miliardi di anni fa? Un modo per fare ricerche in questo senso è quello di prendere campioni della miscela gassosa intrappolata sotto la superficie terrestre. Nel cratere di un vulcano dell'America del Nord, le bocche eruttano gas provenienti dalle viscere della Terra. Gli scienziati ritengono che la composizione di questi gas vulcanici possa essere simile al miscuglio di gas che, fuoriuscito alle origini, andò a creare la prima atmosfera terrestre. Se è così, il vulcano è una capsula del tempo che può dirci qualcosa circa la composizione originale dell'involucro gassoso della Terra. Questa studiosa riempie il suo termos direttamente a una bocca. Il campione, una volta analizzato, mostra che questi gas sono molto differenti dall'aria che respiriamo oggi e, con tutta probabilità, sono come la miscela che fuoriuscì per dar vita all'atmosfera del giovane pianeta Terra. I gas vulcanici contengono l'82% di vapore acqueo, l'11% di anidride carbonica, il 6% di composti dello zolfo, solo l'1 circa di azoto e niente ossigeno. Una differenza enorme rispetto all'attuale atmosfera terrestre. Non v'è dubbio che l'atmosfera sia cambiata in maniera radicale ed ora questa atmosfera, trasformata dalle cose viventi, forma un guscio protettivo intorno al nostro pianeta. Ma per comprendere come svolge questa azione protettiva, dobbiamo osservare come cambia l'atmosfera con l'altitudine e come essa interagisce con l'irradiazione solare. Gli scalatori che si muovono nell'atmosfera più bassa possono avvertire chiaramente un cambiamento. L'aria sembra diventare più rarefatta e il respiro più difficoltoso. In prossimità della vetta, un sacchetto sigillato si è gonfiato fino quasi a scoppiare. Queste constatazioni derivano dal fatto che, salendo all'interno dell'atmosfera, il peso dell'aria diminuisce riducendo la pressione. A poco più di 3.000 metri, la pressione atmosferica scende a circa 2/3 del suo valore al livello del mare. Oltre i 5.000 metri, essa si riduce a metà di quel valore.
Per esaminare l'atmosfera fino ai 30.000 metri, gli studiosi usano i palloni. Il pallone parte quasi sgonfio e si gonfia man mano che, con l'altitudine, la pressione cala. Al culmine della sua ascesa, la pressione è solo un centesimo del suo valore a livello del mare e quindi il pallone si gonfia di circa 100 volte rispetto al suo volume di lancio. La pressione non è però la sola cosa a cambiare salendo all'interno dell'atmosfera. Chiunque abbia scalato una montagna sa che più si va in alto, più la temperatura scende, il che giustifica le vette ammantate di neve. La temperatura continua a scendere fino a circa 10.000 metri. Lo strato più basso dell'atmosfera è chiamato troposfera. Qui la superficie terrestre riscaldata dal sole fa muovere vorticosamente l'aria. È qui che il vapore acqueo esplica il suo ruolo, condensandosi in nuvole. All'interno della troposfera si muovono grandi sistemi di perturbazioni che determinano il clima. Ma la troposfera non è che un sottile strato del nostro guscio atmosferico. Sopra di essa si trova la stratosfera. Abbandonando la troposfera per entrare nella stratosfera, il passeggero di un aviogetto passa attraverso un'interessante inversione di temperature. Man mano che si sale, la temperatura si stabilizza e inizia a crescere. Questo riscaldamento è causato dall'assorbimento di alcune lunghezze d'onda dell'energia solare. Noi siamo soliti identificare l'energia solare con le lunghezze d'onda che producono i colori dell'arcobaleno. Ma l'emissione del Sole comprende radiazioni assai maggiori dello spettro visibile. Comprende le onde lunghe dette infrarosse, le radiazioni cioè che percepiamo sotto forma di calore. Dall'altra parte dello spettro visibile vi sono le onde più corte, l'ultravioletto. I raggi ultravioletti provocano delle scottature e quindi alle alte quote, dove il filtro atmosferico è più tenue e lascia passare una maggior quantità di ultravioletto, è necessario usare una buona dose di filtro solare. Ma il principale filtro protettivo risiede più in alto, nella stratosfera, dove la maggior parte dei raggi ultravioletti viene assorbita da uno dei gas dell'atmosfera, l'ossigeno. Assorbendo l'ultravioletto, le molecole di ossigeno si scindono in singoli atomi di ossigeno, i quali possono poi raggrupparsi per formare l'ozono, un gas che possiede 3 atomi di ossigeno invece dei soliti 2. L'ozono esplica un'efficace azione di assorbimento dell'ultravioletto, convertendolo in innocua energia calorifica. È questo assorbimento dell'ultravioletto da parte dell'ozono che riscalda la stratosfera. Ma com'è l'atmosfera oltre la stratosfera? La più estrema atmosfera terrestre può essere raggiunta solo per uno studio diretto mediante potenti razzi. Durante i primi minuti della sua salita, la navetta si imbatte in varie inversioni della temperatura esterna. Più fredda attraverso la troposfera, più calda nella stratosfera. Salendo ancora, la temperatura cambia nuovamente e comincia a precipitare man mano che la navetta attraversa la parte più fredda dell'atmosfera, una zona chiamata mesosfera. Ormai al di sopra resta solo un millesimo dell'atmosfera. Eppure in essa vi sono abbastanza molecole di gas da creare, con le particelle in rapido movimento nello spazio, un attrito tale da arroventarle, rendendole perciò visibili da terra come meteore. Oltre la mesosfera, l'aria è rarefatta, è quasi il vuoto. Ma vi sono ancora abbastanza molecole che, scontrandosi con le particelle cariche provenienti dal Sole, il vento solare, causano in prossimità dei poli della Terra degli straordinari spettacoli atmosferici, chiamati aurora boreale.
Quassù le molecole dell'aria ricevono in pieno l'impatto delle più potenti radiazioni ultraviolette del sole, che causano un forte aumento delle temperature. Questa zona di gas caldi e ultrarefatti è chiamata termosfera. Perciò la nostra atmosfera può essere suddivisa in zone che, tutte insieme, formano un guscio protettivo. La sua struttura è determinata dal modo in cui i gas atmosferici interagiscono con le radiazioni provenienti dal sole. Queste radiazioni influiscono sulle temperature, conferendo alla nostra atmosfera la sua struttura a strati. La termosfera, con le sue alte temperature e le sue aurore boreali. La mesosfera, una zona estremamente fredda fra le parti superiore e inferiore dell'atmosfera. La stratosfera, in cui l'ozono esplica la sua funzione protettiva. E infine la troposfera, la zona delle nuvole e del clima. Ma la troposfera non è che un sottile strato alla base di quello spesso guscio avvolgente che ci protegge e ci affascina, l'atmosfera terrestre.